In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi e volle regolare i loro conti, si presentò a colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco ne guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che miti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ne ha 10, perché a chiunque ha verrà dato e sarà in all'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E serve inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli. Questo è il Vangelo di oggi, 31 di agosto, sabato, ultimo giorno del mese, ultimo giorno del mese del Padre, e qui naturalmente c'è una specie di giudizio, però probabilmente quello che può essere il mio pensiero, che diciamo conta molto poco, probabilmente si scontrerà con una certa logica anche cattolica o una logica anche teologica, e io dico che sia utile partire dalla fine. Il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Ecco, ricordiamoci che in un'altra parte di Vangelo il Signore definisce tutti servi inutili, anche quando si rallegravano gli apostoli: abbiamo fatto quello, quell'altro, il terzo, il quarto. Il Signore dice: sì, ma siete servi inutili, avete fatto solo ciò che dovevate fare. Ecco, quindi quando noi vediamo, anche se poi, come abbiamo detto in altri video, si può anche tradurre come servo semplice, magari non in maniera così acida come servo inutile, ma se dovessimo tenere una delle traduzioni che il Vangelo, che la Chiesa ha definito in questo contesto, servo inutile. Quindi partiamo dal presupposto che sono tutti servi inutili, anche quelli dei 5 talenti. Ma c'è sicuramente un'azione molto dura riguardo a quello che ha avuto un solo talento, ma ricordiamoci che quello che ha avuto un solo talento era quello che ne ha avuti di meno. Possiamo chiamare una persona incapace di se stesso, una persona che non ha avuto tutto quello che magari gli altri hanno avuto, e probabilmente anche quel poco non è riuscito ad impiegarlo. Quindi molte volte noi vediamo questa parabola come se fosse un qualche cosa in cui quello ha avuto poco e quel poco che aveva non è riuscito neanche a produrlo. Se noi stiamo bene a guardare, questo poveraccio non è che è andato a dissipare il talento del padrone, l'ha tenuto lì, non sapeva come impiegarlo, non era neanche capace di andare in banca, perché se noi avessimo visto in questa azione un qualche cosa in cui lui avesse mancato, in realtà non manca in nulla, non è uno che va a investire, è uno che sta lì
poco produttivo, viene definito pigro, addirittura malvagio, ma realmente uno è malvagio e pigro se non è capace di fare niente nella vita? Ecco, molte volte noi, quando leggiamo la parola di Dio, dobbiamo anche interrogarci su veramente la parola di Dio, e magari alcune volte non darci delle spiegazioni, perché, come dicevo sempre, i padri del deserto poco si approcciavano alle scritture, perché loro si definivano, come dire, timorosi del fatto di parlare della parola di Dio. Parlavano delle loro esperienze, parlavano di quella che la loro ascesi, ma non parlavano mai delle sacre scritture, anche perché poi c'è veramente il pericolo di incorrere in una specie di imbarazzo: pur di dare una giustificazione, si dice di tutto e di più. In realtà noi dobbiamo prescindere anche dal fatto che molte volte le sacre scritture non hanno una spiegazione, quindi di conseguenza, o una spiegazione logica, che sarebbe meglio dire così, e bisogna accontentarsi di quello che è il dubbio. E poi, naturalmente, alla luce delle riflessioni che si fanno nel nome dello Spirito, avere anche la delucidazione. Quindi per questo servo che non è riuscito a fare quello che è il minimo sindacale, viene definito non solo inutile, ma anche malvagio e pigro. Cioè, noi abbiamo una concezione della malvagità che è un qualche cosa in cui una persona fa delle cose cattive verso un'altra. Pigrizia probabilmente sì, perché lui non ha voluto neanche investirlo, ma sono i doni che il Signore ci elargisce. Probabilmente noi, anche se abbiamo pochi doni, non riusciamo a fare quello che è di nostra competenza. Probabilmente chi ne ha avuti 5, chi ne ha avuti 2 riescono, ma teniamo conto che molte volte ci sono sacerdoti con una grande preparazione, con un grande carisma, che invece quei talenti non li impiegano bene, li impiegano magari in maniera diversa, propagando un certo tipo di fede che più a favore di quelle persone che hanno bisogno di sentirsi dire una certa dottrina rispetto ad altre. Mi è capitato anche di vedere sui social un sacerdote, anche lui diceva quello che si dice di tutti: adesso le persone defunte sono già nella gloria del Signore, ci aspettano tutti e cose così. Persone che parlano a migliaia di persone, che consacrati appunto, che parlano a migliaia di persone, che danno un certo tipo di input, e in realtà loro hanno quei 5 talenti perché hanno la possibilità non solo di essere persone che comunicano, ma che comunicano a migliaia di persone e sono molto ascoltati. Ma se noi veramente non capiamo che quei 5 talenti, ovvero quella possibilità loro di poter operare su vasta scala, non realizza quell'investimento, perché quando tu non dai veramente senso e compimento alla parola di Dio, raccontando le cose come sono, quei 5 talenti, per quanti possano essere, non vengono raddoppiati. Cioè, davanti al Signore non sarà così. Quindi ricordiamoci che oggi come oggi è difficile veramente che ci sia una persona o un sacerdote che veramente sia disposto, o un carismatico che sia disposto veramente a dire le cose come stanno. Quando ci troviamo di fronte alle persone, abbiamo tutti paura di dire le cose come sono. Questo canale è piccolino, ci saranno forse qualche decina di persone che possa ascoltare, quindi anche se si dice qualche cosa non è che cambi molto. Probabilmente a sacerdoti, io non sono sacerdote, probabilmente a sacerdoti o consacrati o anche persone che fanno i video su YouTube, che hanno una larga scala, probabilmente per loro non prescinde il fatto di dover dire appunto certe cose che magari noi, che non abbiamo niente da perdere, possiamo dire. Non lo so se poi il mio talento verrà moltiplicato alla fine dei miei giorni, probabilmente no, perché comunque è probabile che i miei peccati e le mie colpe superano di gran lunga quelli che possono essere i meriti. Detto questo, appunto, alla luce di tutto, ricordiamoci che forse questo
servo che non è riuscito a sviluppare i suoi talenti, non è detto che appunto chi ha tanti talenti lo sviluppi lo stesso. Quindi, a prescindere dal numero, ricordiamoci che poi i fatti sono proprio quelli. Attenzione alle persone che hanno tanto, perché fondamentalmente sono i primi a cadere. Se l'ho dato Gesù Cristo.